Good morning a tutti voi e buona giornata. Siamo al capitolo 3 di Marco, versetto 13. Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. C'è già un'indicazione, scusate, chiara: eh, nel senso che Gesù per chiamare deve in qualche modo salire, eh, salire sul monte che è il luogo di Dio, no? eh, per chiamare i suoi anche lui deve ascendere. Ne costituì dodici che chiamò apostoli. Fin dall'inizio Gesù pensa ai suoi, a quelli che stanno con lui, come a degli apostoli, cioè inviati. Nel momento in cui siamo chiamati, nel momento in cui seguiamo il Signore, siamo già da subito inviati, anche se non siamo preparati, non siamo perfetti, non siamo eh, santi, eh, ma siamo da subito inviati, inviati per appunto testimoniare. Subito. Eh? Grande fiducia quella di Gesù. E li chiamò perché stessero con Lui, altro aspetto molto bello: li chiama perché stiano con Lui e per mandarli a predicare, con il potere di scacciare i demoni. Cioè Gesù li chiama per, perché essi diventino ciò che sono, cioè diventino come Lui. Noi siamo a immagine e somiglianza di Dio. Eh, mandati con i suoi poteri, che è il potere dell'amore, il potere di guarire, perché è questo che guarisce. Costituì dunque i dodici Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedeo, Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, come in ogni gruppo ci sono anche dei soprannomi: appunto, a, a, a Simone dà il nome di Pietro, eh, gli dà il nome di, de, della roccia quando sappiamo che eh, quel che accadrà. a Pietro, ecco, eh, e quindi. Anche qui appunto si esprime l'enorme fiducia, cioè che eh, Gesù non sceglie, potremmo dire, i migliori, non sceglie dei perfetti, sceglie degli uomini normali molto diversi tra di loro, buonergesi, figli del tuono, magari si saranno anche presi in giro per sta cosa. E, e, Viva, viva Dio, perché così scegli anche me, scegli anche te, che non siamo né perfetti eh, né gli uomini ideali, ovviamente. Eh? Eh, e Andrea, Fra, eh, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì. E chiama anche lui, eh? fin dall'inizio si dice che poi lo tradì, ma che è un chiamato, perché Gesù chiama qualsiasi di noi, anche, le, anche se lo tradiamo, ecco, con il nostro dire e il nostro fare. Le cose belle della giornata di ieri, ieri ci siamo incontrati con l'equipe del nostro gruppo che si chiama i giovani di ieri, cioè gli anziani, e ricominceremo le attività e sono contento di questo perché in questo periodo, poi adesso che sta ritornando tanta, tanti contagi, insomma... Eh, decidiamo di ripartire tra un po', ecco eh, a carnevale. E perché? Perché anche gli anziani, come i bambini in modo particolare, queste due categorie hanno bisogno proprio di, di ritrovarsi ed è bello farlo. Ale, buona giornata a tutti voi.